Dunque, vediamo adesso il concetto generale di amplificatore a più stadi. Quelli che abbiamo visto finora sono stadi semplici, stadi nel senso di stadi amplificatori, di stadio amplificatore, amplificatori semplici. Vediamo come sono fatti gli amplificatori a più stadi. Perché se per esempio io volessi, voi sapete, se metto più sistemi lineari in cascata, la funzione di trasferimento è il prodotto delle funzioni di trasferimento dei vari sistemi. Questo vuol dire che se ho bisogno di ottenere, per esempio, un'amplificazione molto grande, questa la posso ottenere mettendo più amplificatori in cascata. La scelta di fare amplificatori a più stadi dipende anche dal fatto di voler spesso, come dire, aggiustare in modo indipendente sia l'amplificazione sia le impedenze di ingresso e di uscita. Vediamo come si combinano insieme più stadi. Immaginate di avere tre stadi, ad esempio, uno, quindi un amplificatore singolo, in cascata a un altro amplificatore singolo, in cascata a un altro amplificatore singolo. Okay? Senza perdere generalità, diciamo tre stadi. Okay? Quindi 1, 2 e 3. In uscita al terzo stadio mettiamo il carico, quindi questo, diciamo, la tensione di uscita del terzo stadio la chiamiamo VU3, ed è la tensione di uscita di tutto il sistema, e poi mettiamo invece il generatore di segnale di ingresso all'ingresso del primo. Quindi questo qua chiamiamolo VI1, l'uscita del secondo stadio viene connessa all'ingresso, scusa, l'uscita del primo stadio VU1 viene connessa all'ingresso del secondo, l'uscita del secondo stadio viene attaccata all'ingresso del terzo. Va bene, allora noi abbiamo imparato a rappresentare tutto in termini di circuito equivalente e adesso ci torna particolarmente comodo, no? Adesso noi possiamo sostituire a ciascuno stadio amplificatore il proprio circuito equivalente. Abbiamo già visto come si fa, è un circuito equivalente approssimato perché, vi ricordate, l'ipotesi che c'è sotto è che ciascuno stadio sia unidirezionale, cioè l'uscita dipende dall'ingresso, e però abbiamo trascurato il termine che fa dipendere l'ingresso dall'uscita. Quindi qui abbiamo soltanto la resistenza d'ingresso, R1, e poi abbiamo il generatore di Thevenin in uscita, no? Che è AV01 in serie da RO1. Questa è la VU1 che coincide con la VI2. Quindi il secondo stadio ha qui la resistenza d'ingresso a V02, VI2, ROUT2, RI3. Questa qui è la VU2 e anche la VI3. E poi qui abbiamo l'ultimo stadio, AV03' per VI3, la resistenza d'uscita, 3, e poi il carico. Quindi questo è il circuito, adesso possiamo risolverlo e calcolare la VU in funzione di VS. Quindi tutto piuttosto automatico, sono tutti i partitori, no? Se vedete abbiamo VI1 è una partizione di VS, R1 diviso R1 più RS per VS, poi qua VI2
è un'altra partizione di questa tensione, quindi è R2 che moltiplica R2 più Rout 1, R1, Rout, Rout 1, che moltiplica questo generatore che ha V0, 1 primo per VI1, okay. Poi abbiamo la VI3, che di nuovo è questa maglia, no? Quindi abbiamo un partitore RI3 diviso RI3 più ROUT2 per AU02 primo VI2. E poi abbiamo l'ultimo pezzo. E poi abbiamo VU uguale a RL diviso RL più Rout 3 per AU0 3 primo per UI3. Quindi a questo punto è tutto, è una cosa telescopica, no? Perché praticamente qui abbiamo V che dipende da V3, qui V3 dipende da V2, V2 dipende da V1, V1 dipende da VS, quindi posso scrivere V in funzione di VS. Quindi mettiamo tutto insieme e viene VU su VS uguale all'amplificazione totale del sistema. Che cosa viene? Se metto tutto insieme devo fare il prodotto di tutti questi termini, no? Quindi mi viene in pratica AV0 1' per AV0 2' per AV0 3', si moltiplicano tutti questi termini quando li metto insieme, no? E poi ho tutti questi partitori a moltiplicare. Poi mi trovo per RI1 diviso RI1 più RS per RI2 diviso RI2 più Rout 1 che moltiplica RI3 diviso RI3 più Rout 2 per RL diviso RL più Rout 3. Allora, questa roba qua è il prodotto di partitori, vedete, per costruzione questa roba è tutta minore di 1, che sono tutti i termini a moltiplicare, tutti più piccoli di 1, per come sono fatti, e poi il prodotto delle tre amplificazioni intrinseche a vuoto. Quindi in pratica, che cosa ho? Io posso aumentare l'amplificazione quasi a piacere mettendo insieme più stadi, no? Perché se ogni stadio guadagna 10, qui mi viene 10 per 10 per 10, 1000 per qualcosa che perdo sui partitori. Bene, però posso aumentare quanto mi pare. L'altra cosa che posso fare è vedete, aggiustare anche l'impedenza, perché la resistenza d'ingresso complessiva del sistema R-in, se vedete, da qui si capisce bene, è la resistenza d'ingresso del primo stadio. Okay? La resistenza d'uscita complessiva del sistema, si vede, se la resistenza vista dal carico, se spengo l'ingresso e si spegne tutto, rimane solo Rout 3, è la resistenza d'uscita dell'ultimo. Quindi, questo è comodo perché di solito io com'è che uso un amplificatore a multistadi? Semplicemente scelgo il primo stadio in base a quella che voglio come resistenza d'ingresso, scelgo lo stadio finale in base a come voglio la resistenza d'uscita e scelgo tutti gli stadi intermedi in base a quanto voglio tirar su l'amplificazione. Ok? Quindi amplificatore multistadio chiaramente mi costa di più, mi consuma di più e non è da, cioè, quindi non è gratis, no? Cioè, diciamo ha un costo dal punto di vista
della progettazione e della realizzazione, però poi mi consente praticamente di avere tutti e tre i fattori in modo fissati in modo indipendente. E è sempre così. Il primo stadio è uno stadio che si imposta soltanto per l'impedenza d'ingresso. Beh, in realtà non è un argomento che non tocchiamo, spesso si imposta anche per le proprietà di rumore del sistema, insomma, per abbattere la cifra di rumore, ma insomma quello è un argomento che qua non tocchiamo. L'ultimo stadio lo impostiamo per l'impedenza d'uscita, tutti gli stadi intermedi per l'amplificazione, per il guadagno cosiddetto. Okay? Quindi la situazione più frequente, come uno si può immaginare, è proprio quelle tre stadi: stadio d'ingresso, stadio d'uscita, stadio di guadagno. Stadio ingresso aggiusta l'impedenza ingresso, stadio uscita quella d'uscita, stadio guadagno aggiusta guadagno. Ok. Va bene. Vediamo una cosa. Un altro tipo di stadio amplificatore singolo, un po' diverso dal solito, che è uno stadio amplificatore differenziale, sempre a bipolari, però abbiamo visto stadi a bipolari, ci manteniamo su questi. Qui si aggiunge il concetto di cos'è uno stadio differenziale, quindi vediamo amplificatore differenziale. Questo è, diciamo, un concetto importante, perché vedete che ricorre spesso. Allora, nel modo più comune, un amplificatore differenziale è un amplificatore la cui tensione di uscita è proporzionale alla differenza tra due tensioni di ingresso. Quindi si chiama differenziale perché la tensione d'uscita è proporzionale alla differenza tra due tensioni d'ingresso. Quindi amplifica una differenza. Allora, vediamo l'esempio nel caso più semplice, l'esempio di un caso amplificatore BGT singolo stadio. Allora, da questo esempio semplice si capiscono tutti gli aspetti importanti legati all'amplificatore differenziale. Chiaramente vi faccio vedere quello a bipolari, poi ci sono cose molto più complicate, ci sono gli amplificatori anche fatti a FET, ma insomma poi alla fine i concetti di base si assomigliano, per cui è importante cominciare a vedere. Allora, l'amplificatore differenziale ha bisogno di due transistori, prima di tutto, e poi ha bisogno di un circuito perfettamente simmetrico. Questa è la cosa fondamentale. Vedete, deve essere una cosa fatta così. Io metto qua queste due basi, alle due basi applico le due tensioni d'ingresso e per comodità le applico in questo modo. Metto una parte continua, costante, di polarizzazione e poi una componente variabile, VI1, il primo ingresso, e poi ho VI2 e una componente fissa di polarizzazione. Ok? L'uscita, per esempio, la prendo qua. Prendo sul collettore di Q1, diciamo tra, diciamo così, tra collettore e massa. Ok? Allora, questo è fondamentale, è circuito perfettamente questo è un requisito importante. Io vi faccio vedere che se il circuito è perfettamente simmetrico si riesce ad avere un'amplificazione della differenza tra le due tensioni di ingresso. Che cosa vuol dire che il circuito è simmetrico? Lo vedete questo, no? Tra i due ingressi ci sono due transistori, due resistenze RC esattamente uguali, poi vedete il circuito è uguale, io non,
se non mettessi i nomi non riuscirei a capire se sto a sinistra o sto a destra. Il circuito è esattamente uguale. Non solo, ma devono essere esattamente uguali anche i transistori, e devono essere, poiché le proprietà dei transistori dipendono dalla temperatura, devono essere anche esattamente alla stessa temperatura. In realtà, per garantire questa cosa, di solito i transistori si realizzano sullo stesso pezzettino di silicio accanto l'uno all'altro, in modo che la temperatura sia effettivamente identica. Okay? Non è banalissimo, perché poi i transistori non vengono tutti uguali, quindi bisogna prestare attenzione in particolare, ma insomma ora diciamo che questa è una cosa che non ci interessa. Anche lo esplicito direttamente, transistori identici e polarizzati nello stesso modo. Identici e polarizzati in modo identico. Ok, sempre. Allora, ora vi devo far vedere perché questo funziona. Dunque, per farvi vedere perché funziona, vediamo di prenderla un pochino alla larga. Io ho due ingressi e ho, quando ho due ingressi, ho due modi di polarizzare, di far funzionare l'amplificatore. Posso far funzionare in modo differenziale, oppure lo posso far funzionare in modo comune. Ho due modalità di funzionamento diverse. In modo differenziale vuol dire che applico due tensioni variabili uguali ma di segno opposto ai due ingressi. D'accordo? In modo comune vuol dire che applico due tensioni uguali e dello stesso segno. Ok? Vediamo che cosa cambia. Ragioniamo prima sul modo differenziale. Quindi, vediamo, funzionamento in modo differenziale. Allora, che cosa vuol dire? Applico V uguale a meno V2, V1 uguale a meno V2, diciamo uguale a Vd. Allora, torniamo indietro e vediamo che cosa osservo. Allora, guardate questa cosa. Se io applico, innanzitutto dovete osservare il circuito simmetrico, no? Per cui io non distingo adesso, non so qual è a destra e qual è a sinistra se non ci metto dei nomi. Okay? Poi dico, allora facciamo così, noi applichiamo una tensione uguale opposta ai due ingressi. Stiamo lavorando sul piccolo segnale, non voglio rifare il disegno del piccolo segnale prima, immaginate che siamo sul piccolo segnale, quindi il circuito è linearizzato. Allora, vedete, i punti di simmetria del circuito in una situazione del genere hanno una variazione nulla. Perché? Perché prendete questo punto, questo è un punto di simmetria del circuito, no? L'effetto del primo generatore su questo punto è esattamente uguale all'effetto del secondo generatore su questo punto, perché il circuito è simmetrico, ok? Quindi, siccome però il primo generatore ha una tensione più Vd e il secondo generatore ha applicato una tensione meno Vd, se faccio la sovrapposizione degli effetti, l'effetto sul nodo centrale è uguale e opposto. Quindi la somma è zero. Quindi vuol dire che per le variazioni questo nodo centrale è a massa. Ok? Quindi, in generale, quando ho il funzionamento in modo differenziale, l'osservazione che faccio è che tutti i nodi simmetrici rispetto ai due generatori hanno una variazione nulla di tensione.
Quindi una volta che ho fatto questa osservazione, quindi l'emettitore ha una variazione nulla di tensione, per le variazioni l'emettitore ammassa. A questo punto, se questi ammassa, io posso studiare soltanto mentre è circuito, perché tanto scrivo questo circuito per studiarlo, questo nodo è ammassa, non mi importa quello che c'è dopo. Ok? Quindi il ragionamento è che posso studiare soltanto metà circuito, perché poi tutti i nodi che sono invece sull'asse di simmetria sono a massa, quindi va benissimo se ha solo o la metà a sinistra o la metà a destra. Va bene? Allora, guardiamo la metà sinistra. Circuito di piccolo segnale, quindi come è fatto adesso? Ho V1 che è uguale a VD, in questo caso. Qui c'è direttamente la base del primo transistore. Qui c'è HE, questa è la IB1. L'emettitore per le variazioni è a massa, abbiamo detto. In questo caso è 1, è 1 che è uguale a 2, è a massa. Questa è HFIB1. E poi qua c'è 1 su HE. E poi in parallelo c'è RC. E qui prendo VU1. Quindi questo è il circuito. A questo punto è facile, questo l'ho già calcolato io, no? Questo è il circuito equivalente di un amplificatore a emettitore comune. Quindi io questo so già quanto fa. Devo fare, qui devo scrivere VD uguale ad HE IB1, questa maglia. E in uscita so che VU1 è uguale a RC parallelo 1 su HE per... Ma aspettate, mi piace, lo scrivo sotto, serve un po' più di spazio. VU1 è uguale a meno HFIB1 che moltiplica RC parallelo a 1 su HE. Quindi io ho il rapporto V1 diviso VD, so come ottenerlo. Andiamo avanti. VU1 diviso VD è uguale a meno HF che moltiplica RC parallelo 1 su HE diviso HE. No, IB e B si semplificano, lo sto a segnare. Se 1 su HE è molto più grande di RC, questo viene meno HFRC diviso HE. Ok? Facciamo questo caso un po'. Questo vale se 1 su HE è molto più grande di RC. Ma mettiamoci per semplicità questa situazione, tanto è una cosa che avviene effettivamente spesso. Allora, a questo punto io posso introdurre la cosiddetta amplificazione differenziale. Okay? L'amplificazione differenziale è una cosa simile a questa. In pratica che cos'è? È il rapporto tra la, è una cosa che io chiamo AD, è il rapporto tra la tensione d'uscita e la tensione d'ingresso differenziale, che è questa, la differenza tra le due grandezze d'ingresso. Va bene? Quindi è in pratica V diviso 2VD, quindi mi viene esattamente la metà di prima. Okay? Questa roba qua è la differenza tra le due tensioni d'ingresso e si chiama anche tensione differenziale d'ingresso. Differenziale, ha scritto differenzione, ma differenziale di ingresso, aspettate adesso correggo. Amplificazione differenziale è venuto differenzione.
il problema a dire una, quando dico una cosa e scrivo un'altra cosa, poi intanto c'è cross talk, quindi. Va bene. E questo è quello che avviene col funzionamento in modo differenziale. Vediamo che cosa avviene col funzionamento in modo comune invece. Allora, il funzionamento in modo comune, abbiamo detto prima, in che cosa consiste? Nel mettere la stessa piccola tensione, piccolo segnale variabile sia sull'ingresso sia sull'altro, in modo comune. Il nome, insomma, è già descrittivo di quello che abbiamo. In pratica che cosa c'è? Che V1 stavolta è uguale a V2, è uguale a una quantità Vc, cioè alla tensione di modo comune che applichiamo. Allora, anche in questo caso possiamo fare qualche, come dire, semplificazione dettata dalla simmetria. Guardate il circuito, com'era fatto? Era fatto così, ora lo disegno perché voglio evidenziare un altro aspetto. Era fatto in questo modo, no? Poi i due emettitori erano a comune, c'è una resistenza R verso. Allora io qui per comodità ve lo rappresento in questo modo. Metto due resistenze di valore 2R in parallelo. È come un piccolo stratagemma per poi fare una semplificazione, però dovrebbe venirvi abbastanza chiaro. Qui metto una certa tensione e poi qui ho i due ingressi V, ho questo qua che è VI1 e qui c'è VB e qui di nuovo c'è VI2 e qui c'è VB. Va bene? Ho disegnato il circuito di prima, diciamo l'unica cosa che evidenziate è questo aspetto. Allora, di nuovo io devo cercare di sfruttare la simmetria. In questo ramo, va bene, vedete, di nuovo è sull'asse di simmetria, perfettamente simmetrico da una parte e dall'altra. Che cosa vuol dire? Se applico la sovrapposizione degli effetti, il primo generatore mi spinge in questo ramo una corrente in quella direzione. L'altro generatore, se applico la stessa tensione VC, per simmetria allo stesso circuito allo specchio, quindi mi spinge una corrente nell'altra parte uguale opposta. D'accordo? Quando vado a fare la sovrapposizione degli effetti, la corrente complessiva è nulla. Va bene? Quindi in pratica è come se questo ramo non ci fosse. Va bene? Chiaro il discorso? Si vede piuttosto semplicemente, no? L'effetto complessivo dei due generatori su quel ramo è di non cambiare assolutamente la corrente. È come se il ramo non ci fosse, quindi io quando guardo posso semplicemente eliminarlo a priori. Se elimino quel ramo si vede bene che il circuito complessivo è fatto di due circuiti indipendenti. Di nuovo posso studiarne soltanto uno. Va bene? Quindi quindi vediamo il circuito, il piccolo segnale diventa questo qua. In pratica ho VI1 che è uguale a VC, questa è la base, qui c'è HIE e IB, qui c'è 2RE, qui c'è HFIB e poi c'è RC. Ora per comodità, per semplicità, elimino già nel disegno HOE, no? Ho eliminato, ho trascurato HOE. Diciamo, supponiamo sia molto più grande di RE e di RC e poi si possa trascurare. Se non è vero va messa dentro. Vai, mettiamola dentro, va? Perché poi magari uno... La mettiamo dentro e poi la trascuro dopo, così vi porto il conto un pochino più avanti.
Quindi qui c'è anche HE. Uno socca. Vabbè, questo io lo riconosco. No, la socca è ancora l'amplificazione di questo, perché questo qui è l'amplificazione di un emettitore comune con resistenza sull'emettitore pari a 2, quindi l'abbiamo già fatto, d'accordo? Io posso scrivere, vabbè, la C, questa si chiama amplificazione in modo comune, amplificazione di modo comune, per definizione è la tensione di uscita diviso la tensione in modo comune, ed è in questo caso meno HF' per RC, usando l'espressione che abbiamo già calcolato, non voglio rifare tutto il conto. E qui c'è invece HF' per 2RE più HE. Il generatore d'ingresso ideale, per come l'ho disegnato, quindi termine RB parallelo RS che c'era qui, non c'è più perché è 0. Okay, quindi questa è l'espressione. Bene, poi se HE cosa cambia? Se HE è uguale a 0, questa HF' diventa proprio uguale ad HFE. Allora, che cosa dovreste notare? Una cosa già potete notare è che questa qui è molto più piccola di quella differenziale, no? In pratica la differenza principale è che qui compare questo termine 2RE per HF' a denominatore, che nell'amplificazione in modo differenziale non compare. Ok? Allora, a che cosa mi serve aver considerato separatamente in modo comune e in modo differenziale? Ricordate, in modo comune applichiamo la stessa tensione all'ingresso e in modo differenziale applichiamo ai due ingressi tensioni uguali opposte. La cosa interessante è che se io applico due tensioni qualunque all'ingresso, posso schematizzare le due tensioni qualunque che ho applicato all'ingresso come una combinazione lineare di tensione differenziale e tensione in modo comune. Ok? Vi faccio vedere il motivo. Immaginate che io abbia due tensioni qualunque di ingresso, V1 e V2, qualunque, va bene? Io posso scriverle in questo modo, posso scrivere V1 così come V1 più V2 mezzi più V1 meno V2 mezzi. Va bene? Questo per è un così un'uguaglianza. V2 la posso scrivere in questo modo, come V1 più V2 mezzi più anzi meno V1 meno V2 mezzi. D'accordo? Allora, adesso questa roba qui che compare sia qua, io la posso, queste sono uguaglianze, io la posso chiamare VC e questa roba qua io la posso chiamare VD. Se io applico la sovrapposizione degli effetti, io posso dire, vabbè, allora io prima applico la prima parte e studio il comportamento quando ho applicato la prima parte. Va bene? Che vuol dire solo modo comune. Poi invece applico la seconda parte e studio il comportamento quando ho applicato soltanto la seconda parte, cioè soltanto in modo differenziato. Quindi qualunque coppia V1 e V2, io posso considerarlo come sovrapposizione di un modo comune, funzionamento in modo comune più funzionamento in modo differenziale, d'accordo? Quindi in pratica io qui posso dire, ok, V1 è una VC più una VD,
e V2 posso scriverla come VC meno VD. Ok, allora, questo vuol dire che quando applico queste due tensioni, la tensione di uscita, a che cosa sarà uguale? Vabbè, andiamo con la sovrapposizione degli effetti. Applichiamo solo il modo comune. Che cosa sarà uguale la V? Sarà uguale ad AC per VC, giusto? Poi applichiamo soltanto in modo differenziale. A che cosa sarà uguale in modo, la tensione d'uscita quando applicato in modo differenziale? AD per VD. Quindi la tensione di uscita posso sempre scriverla come una componente di modo comune più una componente di differenziale. Aspettate, forse mi manca un 2, perché questa l'ho chiamata così, quindi V su VD è 2AD, quindi un attimo solo, per consistenza devo fare, quando applico VD, qui mi viene 2AD per VD, e 2VD per AD che mi dà V. Quindi questa è la situazione. D'accordo? Allora, che cosa vuol dire che l'amplificatore amplifica la differenza? Vedete, in generale non amplifica sulla differenza, un termine proporzionale alla differenza di tensione d'ingresso, un termine proporzionale alla media. In un amplificatore differenziale dovrò avere 2AD molto maggiore di AC. Ok? Quindi un amplificatore si dice che è differenziale quando l'amplificazione di modo comune è molto più piccola dell'amplificazione in modo differenziale. Un amplificatore differenziale AD è molto maggiore di AC. E quindi posso approssimare V come l'amplificazione differenziale per la differenza tra le due tensioni d'ingresso. Ok? VD è la differenza tra le tensioni d'ingresso. C'è un parametro che si usa per definire quanto è buono un amplificatore differenziale, che è questo CMRR. CMRR vuol dire è una sigla di una frase inglese che sta per Common Mode Rejection Ratio. Letteralmente in italiano vuol dire rapporto, ratio, di reiezione del modo comune. Mi dice quanto viene eliminato in modo comune. È una definizione molto semplice, è il rapporto tra l'amplificazione differenziale e l'amplificazione in modo comune. Quindi più è grande il CMRR, più è trascurabile l'amplificazione in modo comune rispetto a quella differenziale. Se il CMRR è grande, cioè quindi più è grande, più è differenziale l'amplificatore, più è vicino all'amplificatore ideale, l'amplificatore differenziale che sto considerando. Tenete presente che tipicamente quando si parla di amplificatori differenziali si intende un amplificatore che ha un CMRR che varia da 1000 a 10 milioni. Ed è anche 10 milioni è un numero tipico, quindi può facilmente essere l'amplificazione differenziale 10 milioni più volte l'amplificazione in modo comune, vuol dire che è solo la differenza che conta. Questo è importante, per esempio, un classico caso in cui è fondamentale, è molto importante, quando ho per esempio, un sistema biomedicale, no? Allora io voglio prendere un elettrocardiogramma, metto due elettrodi qua e prendo l'elettrocardiogramma. Chiaro che a me interessa non la tensione tra questo nodo e una massa qualunque, mi interessa la tensione tra questi due nodi, anche perché sono tensioni piccole di qualche millivolt, quindi è importante evidenziare quelle. Oppure in molti casi
quando prendo un sistema di telecomunicazione ho bisogno di amplificare l'attenzione che prendo sull'antenna, è evidente, a me serve l'attenzione tra due terminali antenna, quella che devo amplificare, e non mi interessa l'attenzione tra l'antenna e la massa, quello non mi serve a niente, no? Anche perché l'attenzione tra due terminali antenne, magari 100 microvolt, c'ha tutto il segnale utile, il resto non mi serve a niente, è solo come disturbo. E in questi casi io ho bisogno di mettere in ingresso un amplificatore differenziale che amplifichi soltanto la differenza e il modo comune di fatto me lo abbatta, ok? Quindi diciamo, in molti casi, specialmente quando ho segnali piccoli, devo avere a che fare con amplificatori differenziali, quindi un tipo di schema diciamo molto utilizzato. Ok, facciamo una pausa.